Radio 3.5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM. Imperativo categorico della vittoria per l'Atletico Chiaiano in casa contro il Futsal Ischia. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito una chance con questa azione corale, poi il tocco di Pullo diventa un gol per il vantaggio dell'Atletico Chiaiano, 1-0. Risponde il Futsal Ischia con il tentativo qui insistito di Di Meglio, l'uscita di Rinaldi, poi ancora una chance per i padroni di casa, sempre affidata a Pullo, da splendida posizione, però calcia malamente al lato. L'Ischia prova a reagire, a rimettere in piedi la partita, qui va a divorarsi il gol del pareggio, poi il tentativo di Donato che da buona posizione non inquadra il bersaglio. Arriva invece l'1-1 per questo calcio di rigore che non c'è, perché il fallo, come vediamo al replay, è nettamente fuori aria. L'arbitro assegna il penalty che è trasformato da Zabatta per il pareggio nel Futsal Ischia. Gli ospiti vanno vicini anche al vantaggio con questo altro colpo di testa sotto misura, poi ci prova nuovamente la formazione locale, prima con questa soluzione a distanza, poi un altro calcio di punizione di Avolio con la splendida parata del portiere, e poi ancora il tentativo di Seguini, quello di Montuori, che chiude la prima frazione. Nella ripresa subito un palo con questa azione un po' fortunosa dei locali, poi sempre Pullo protagonista, ci prova, dice di no il portiere del Futsal Ischia, e allora il gol arriva grazie a questa splendida soluzione di Benedetto, che spinge i suoi in avanti alla ricerca del gol sicurezza, ma è invece il Futsal Ischia a trovare il pareggio con Lubrano 2-2. Assalto finale per l'Atletico Chiaiano, sempre affidato al mancino di Pullo, qui va sempre vicino al gol, poi attenzione ancora questa iniziativa dei padroni di casa con questa bella azione, la parata del portiere Isolano, fino a quando arriva il gol della vittoria targato Pullo, che riesce a recuperare il pallone in area di rigore per un errato disimpegno e trasforma così il 3-2, salvato da Rinaldi con la parata sul calcio di punizione di Lubrano, poi fallito ancora il gol del 4-2 nel finale. Ultimo assalto del Futsal Ischia con questa conclusione che finisce alta sulla traversa, arriva anche il triplice fischio di chiusura per la vittoria di misura dell'Atletico Chiaiano. Punto 5, la casa del futsal. Il martedì alle 23 su PUM.